è proprio un aeroportino piccolino, tranquillino, eh. Ecco qua. Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video ci troviamo all'aeroporto di Klagenfurt, un piccolo aeroporto al confine con l'Italia, e oggi faremo una cosa veramente che penso che in pochissimi al mondo possano dire di aver fatto. Oggi, ragazzi, prenderemo un jet privato, solo noi, praticamente siamo noi, le hostess, il capitano, il primo ufficiale e basta. Siamo nell'unico caffè dell'aeroporto con il mio bellissimo panino. E siamo io, Pietro che fa le foto, Matteo che fa i video e Giada che... Io faccio compagnia. Giada. L'aereo è un Challenger 350 della Bombardier, è un aereo a 8 posti, è un mid-size jet, quindi è un jet abbastanza grande, di solito lo usano le aziende, non i privati singoli, quindi sarà veramente interessante vedere com'è e sarà un'esperienza unica. Siamo arrivati al punto, alla freccia rossa, praticamente... Durante la prenotazione mi hanno detto di venire in questo bellissimo punto con una freccia disegnata a mano, bellissima, che corrisponde al GAC, General Aviation Center, che è esattamente lì. Quindi adesso andiamo lì, così ci sono gli agenti di handling che ci aspettano alle 13.30, quindi tra un minuto. Sì, sono quelli delle pistole. Cioè voleremo con la compagnia che fa pistole. Sì, quelli che fanno la GAC, che sono austriaci proprio, quindi ha senso. Oddio, l'ho realizzato solo adesso. Io dico solo che sono i 42, siamo ancora qua fuori ad aspettare. Non si è presentato né balenato nessuno, quindi non so, magari qualcuno compare. Però sono stufato di aspettare. Mit der Firma Glock. Ja. Sind Sie da? Ok. Danke, danke. Ok, ci hanno detto di aspettare, che ci hanno riconosciuto. Adesso aspettiamo un attimo qua, tanto c'è il divanetto, il caffè, quello che vogliamo. Ok, quindi mi ha chiesto che giro voglio fare. Abbiamo detto che facciamo un giro tranquillo, vediamo le montagne, vediamo il lago. Quindi possiamo veramente gestirci come vogliamo noi il giro. So, Glock owns the airplane. The same Glock that makes pistols. The airplane, helicopter. Hello. Hey. Hi. Welcome. Thank you. Wow, eccoci qua a bordo. Oh mio Dio! Guarda cosa hanno preparato! Hai visto cosa hanno preparato? Ovunque pasticcine, di tutto e di più! Fichissimo, mio Dio! Ok, allora questa la devo lasciare da qualche parte. Whenever you want. Yeah. Yes. Thank you. Hi. Wow. Hi. I bagagli, se avete dei bagagli a mano, una borsetta, una di quelle che ho io, queste qua, praticamente te le lasciano tenere in cabina, le appoggi su un altro sedile o le metti per terra. Non c'è, vedete, sopra, anche se si può stare in piedi sul jet, non c'è la cappelliera, quella classica che tiri giù dove metti le cose. Dio, hai visto cos'è? C'è il Dom Perignon del 2010 e poi pieno di pasticcini, che poi sono... Cioè, guarda che pasticcini ha, che hanno messo le foglie, hanno messo... Bellissimo. Bene, quindi abbiamo appena incontrato il capitano che ci ha detto il giro che facciamo, mi ha spiegato un attimo anche l'aereo che fa parte della Glock, quindi la compagnia che fa le pistole, ha anche un sacco di questi aerei perché ha detto che il proprietario è appassionato, quindi la stanno ampliando. Per esempio abbiamo il primo ufficiale lì, ai comandi da copilota, e abbiamo la hostess anche che appunto, come avete visto, ci dà una mano, insomma ci assiste in tutto quello che serve. Adesso ci hanno preparato questo, ovviamente l'hanno preparato subito perché il volo sarà breve. Ci sono 4 tavoli e 8 posti, quindi ci sono 4 posti e 4 posti con queste sedie che si possono praticamente completamente girare e si possono alzare anche e reclinare questi per mettersi, insomma, ancora più comodi. L'ho appena rotto. Come si rimette adesso a posto? Non lo so.
Aiuto. Qui ci hanno lasciato le Doritos, le Cheetos, ovviamente noccioline di tutti i tipi, le Pringles, e invece dall'altra parte abbiamo il Toblerone, Milky Way, M&M's, M&M's Crispy e Peanut, di tutti i tipi, guardate, proprio i dolcetti. E poi ovviamente ogni sedile ha la propria acqua, eccetera eccetera. Questi sono i sedili, sono praticamente poltrone veramente giganti. C'è questa maniglia qua che ci permette di spostare il sedile come vogliamo, quindi non solo avanti e indietro, ma va anche di lato in tutti i modi. Queste, ragazzi, sono le cinture. Guardate che belle cinture. Ovviamente sono utilizzate pochissimo, perché a parte che immagino che pochi se le allacino, ma guardate qua, sono belle definite e rifinite, e non come quelle che ti danno in un volo di linea normale. Guardate che roba. E poi abbiamo un tasto che ci permette, non in tutti i sedili però, quelli dove non c'è il giubbotto, di reclinare i piedi in avanti. E poi abbiamo questi controlli qui sulla destra, che sono ovviamente le luci e l'infotainment, che è questo qua, che sia touch che puoi anche gestirlo con le frecce e con la rotellina. Quindi vedete, io posso scegliere i dettagli del volo, posso chiedere alla hostess di averla qui, oppure alzare e abbassare il volume, eccetera eccetera. Adesso vediamo se si clicca anche la rotella, ovviamente per confermare le cose. In questo caso possiamo avere il manuale utente, possiamo aggiustare la luminosità dello schermo, eccetera eccetera. Possiamo anche mettere le cuffie, insomma, per sentire, penso, quelli che sono film, multimedia, cose varie. Vediamo un po', vedete, video, audio e foto, che adesso non so che cosa ci sia sinceramente dentro, vediamo un po'. Ok, media server, Blu-ray player, iPod, USB, quindi proprio si può scegliere di tutto e di più qua. E poi se apriamo questo scompartimento accanto al sedile, dentro abbiamo sia un paio di cuffie della Bose bellissime, che adesso ve le faccio vedere perché vale la pena, eccola qua. Sì, sono cuffie d'aereo normali, però sono, vedete, in metallo, sono molto carine. E poi abbiamo USB per attaccarci chiavette o altre cose, e il jack delle cuffie, scusatemi, è un pelino, ecco qua, si vede. Tutto qui, ragazzi, adesso vi faccio vedere giusto il funzionamento del tavolino, e poi praticamente abbiamo visto tutto l'aereo. Questi sono gli scuri che possiamo tirare, vedete, a sinistra e a destra, che sono molto comodi e sono fatti di carta tra i due vetri. E poi abbiamo qua, vedete, premo questo pulsante, si apre questo scompartimento che ci fa uscire il tavolino, che di solito fa la hostess, perché io sinceramente non so bene come si faccia, però praticamente il tavolino esce fuori da qui e rientra naturalmente piegandolo. È un tavolino abbastanza lungo che arriva fino qua, quindi è comodissimo. E poi lo possiamo richiudere dentro e siamo a posto. Vedete, questi non sono pulsanti, ma sono semplicemente qua per bellezza, che io sappia. Alcuni sedili, ragazzi, hanno, vedete qui invece, il controllo jack USB, e hanno anche qua sotto alcuni, vedete, una presa che sembra essere proprio una presa 60 Hz 2A massimo 115 W, che è una presa, vedete, di tutti i tipi, come quelle dell'aereo, per caricare i propri dispositivi. Naturalmente le luci sono quelle sopra la testa, quindi se noi premiamo quella del tavolino si accenderà quella del tavolino. E ci sono anche varie luminosità, vedete, l'ho cliccata una volta, due volte, tre volte, queste sono le varie luminosità. E poi abbiamo anche quella sopra il sedile per leggere, che sono esattamente queste vicino alla bocchetta d'aria. Direi, nella Clio non sento i pedali. Vedete, questo è davanti, qui abbiamo un microonde, una macchina del caffè, e sopra ci sono scompartimenti con piatti e altri prodotti. E guardate qua, questa invece è la cabina di pilotaggio. Guardate che bello. Questa è la cabina di pilotaggio del Bombardier Challenger 350 Midside Jet, quindi jet di dimensioni medie. Guardate che figo, sono tutti i comandi. Usano ovviamente un iPad per segnare tutti i dati, e lì hanno tutto quello che serve per volare. Yes, thank you. Certo, quindi dobbiamo provare ad andare in bagno. Io lì non ti seguo. No, non mi segui. Ma c'è solo il microfono, così senti solo il rumore. No, ti prego. No, ma non è che devo fare niente, devo solo andare a provare a vedere com'è il bagno. Cinture allacciate, stanno accendendo i motori.
primo volo su un jet privato, cioè primo volo in generale, primo volo in vita sua ed è anche su un jet. No. Ottimo, che ore sono? Sono le 2:10 già, quindi siamo oltre l'orario di decollo prestabilito, però ci hanno lasciato tutto il tempo per fare i video, per fare le foto. Qui dietro c'è lo schermo che ci fa vedere il mondo, dove siamo adesso e il tragitto che dobbiamo fare, le solite cose da volo, da viaggio. Ecco, ci siamo appena mossi. Hanno che fare solo un taxi. All'inizio di casa mia c'è l'autostrada così. Ti dà proprio una spinta adesso che decolla. Come se quando la macchina ti attacca. Più della Tesla o meno? Più della Tesla, però è diverso. Fa tipo... Adesso no, non so poi questo, Sono abituato agli aerei normali, questo qua non so come decollerà. Fai come lui, schiaccia i pulsantini. Ci sono 70 alberi qua di legno. Li hai contati? Sì, approssimativamente. Traffico. Guarda, è pieno. Ok. Stiamo entrando sulla Circonvallo di Milano. Vai tranquillo. Si decolla. Era tranquillo finché i piattini non hanno iniziato. Ah, sono i piattini, va benissimo. Allora, quanti piattini vuoi? Ci siamo alzati. Cristo. Siamo a 310 all'ora. Posso muovere questo e io mi sposto al centro. E qua ci possiamo girare, mi posso girare verso di te. Oh mio Dio. Cioè tu ti puoi girare tipo così fin qua. E stare ancora allacciato. Questo è per fare la briscola. Per giocare a briscola in quattro è perfetto. Sì, sì, no? Tiri fuori un tavolino e io. Comunque abbiamo appena decollato. Adesso stiamo volando a una quota abbastanza bassa, sinceramente, non è che siamo altissimi. 3.000 piedi. 3.090, quindi fate voi il calcolo. Stiamo prendendo un po' di altezza, ma nulla di che. Lì ovviamente è aperta la cabina con i piloti, quindi si può vedere. E stanno anche un po', non so se è perché la quota, però è perché probabilmente l'aereo è piccolo, però trema abbastanza, sinceramente, è vero? Non me lo ricordo. Sta tremando abbastanza. Allora, impressione di volo, si balla parecchio. Probabilmente appunto perché il volo non ci troviamo ad altissima quota e l'aereo è piccolo, quindi ogni minimo cambio d'aria si sente proprio la pressione che ti schiaccia, che ti fa alzare, che vai a destra e a sinistra. Poi stiamo curvando, quindi proprio si sente qualunque minimo, qualunque vibrazione. Vai, con quel pulsante lì, pestone, puoi alzare i piedi. Wow. Anche qua, se io vado avanti adesso, vedi che vado avanti, allora posso abbassarlo e sdraiarmi tipo così. E poi posso riprendere su e vieni su. Questo lo ripremo e torno indietro. Io, siamo a 1000 metri? Questo è un chilometro di altezza. No, ma questo c'è la galleria. Solo che mi vedo tranquilli, quello è a posto.
ci siamo passati proprio accanto. Bene, stiamo atterrando. È stato un viaggio molto molto turbolento, molto turbolento. L'uscita di emergenza è questa, vedete che c'è scritto exit qui, quindi praticamente questo portellone si apre, anche se non siamo stati istruiti a niente, quindi non abbiamo fatto nulla per volare, non abbiamo fatto nessun controllo di sicurezza, intendo la hostess ci dice dove sono le bocchette d'ossigeno, dove sono i giubbotti, eccetera eccetera, e siamo semplicemente partiti e basta. Andiamo a vedere i bagni un attimo, sono curioso di vedere come funzionano quelli. Allora, qui dietro c'è il bagno, però è un po' particolare. Qui intanto c'è il posacenere, che è una cosa stranissima, vedete c'è anche il simbolino della sigaretta, quindi si può apparentemente fumare sopra. Poi c'è il portagiornali dietro, ma se venite da questa parte è esattamente dove sta la hostess, ma credo sia anche il bagno, perché vedete che sotto c'è la carta igienica e qui ci sono tutti i comandi per il bagno, vedete le luci e la luce sopra la testa, vedete che adesso l'ho spenta e accesa, e qui c'è un pulsante verde per lo scarico. Adesso io sinceramente ho un po' paura più da premerlo, ma proviamo lo stesso. Ok, era lo scarico, dell'acqua. Quindi lei praticamente stava sopra il bagno, penso che, vediamo un po', vedete si alza e c'è il bagno chimico sotto, visto che roba. Poi da questa parte invece c'è il lavandino, lo specchio, vedete con la luce, ci sono un po' di prodotti, quindi il sapone per le mani, il Listerine per, insomma, per magari per la bocca, per ripulirsi un attimo, rinfrescarsi, lozioni di tutti i tipi, e qua c'è il sapone, il lavandino, naturalmente con l'acqua, eccetera eccetera. E guardate che carini che sono questi asciugamanini con scritto Glock sopra, e anche qua c'è il posacenere per fumare, anche se poi qui sopra c'è il simbolino non fumare, quindi non so sinceramente come funziona. Se entriamo, no, questo è semplicemente uno scompartimento loro. E qui poi abbiamo le cartine, se abbiamo bisogno, adesso ancora quella, non abbiamo avuto bisogno adesso, buongiorno, e per esempio queste sono le nostre carte per Klagenfurt, per l'area qua. Qui abbiamo tutte le luci riguardo l'atterraggio, sì. Luci di emergenza. Quindi ci porto a casa adesso, ho capito, sì, come funziona. Sì, guido io adesso. Va bene. Infatti l'ho spiegato tutto adesso. Qui queste sono un paio di impostazioni non standard, praticamente guarda qua. E puoi impostare, se vuoi la stessa visuale di qua, sulla destra. Ma se il cuccio da lì? Display, cioè il reverb, poi. Sì, puoi impostare un paio di cose. Questo è per il test, il sistema, per esempio tutte le luci. Qua adesso. Questo è quando vai troppo lento, che è un sistema che ti dice, guarda, stai per cadere, devi lasciare. Qui c'è addirittura il pulsante per la scaletta, per abbassarla e alzarla. Bellissimo. Bene, ciao Elio. Che bello, è stata un'esperienza bellissima. Bene ragazzi, direi che terminiamo qua questo episodio. Grazie a tutti della visione, mi raccomando lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi, non so se saranno tutti così, però... Iscrivetevi lo stesso e niente, grazie a tutti, arrivederci. Grazie.
Ubaldo Zampella, Gigino Gigione, Super Napoli, campione Gesù Cristo.